Allora, ringrazio Teresa e gli organizzatori di queste riunioni. Per me è sempre un piacere venire a confrontarmi con altre figure, soprattutto con i pediatri di famiglia con i quali ho una grande passione per lavorare insieme. Allora, come ha detto Teresa, io sono neonatologa, nasco in terapia intensiva, quindi assolutamente intensivista, e poi alcuni ormai parecchi anni fa, sono stata shiftata al follow-up pur continuando a fare guardie attive in terapia intensiva. E devo dire che è stata una bella sfida che adesso mi ha preso a 360 gradi. Allora, quando devo parlare di follow-up, e questo convegno cade proprio a fagiolo parlando di multidisciplinarità, in genere metto questa prima diapositiva perché per me il follow-up è un po' un puzzle di molti specialisti, di molte figure, che letteralmente insieme prendono per mano la famiglia del bambino prematuro e il bambino. Cioè noi dobbiamo prenderci cura ovviamente non solo del bambino ma anche della sua famiglia, tutti quanti insieme. Se vogliamo dare una definizione un po' più pragmatica, è un approccio multidisciplinare al neonato per assicurare l'outcome migliore rispetto a quelle che sono le sue potenzialità. Sono abbastanza pragmatica nel mio modo di parlare, quindi perché fare il follow-up? Come farlo e che cosa fare? Vi darò degli spunti abbastanza generali, non andrò nel dettaglio delle problematiche che si affrontano al follow-up, giusto per vedere qual è l'impostazione. Allora, perché fare il follow-up? Molte di queste cose sicuramente sono già note, stranote per voi, però il primo dato che noi ben conosciamo è che soprattutto negli ultimi 10 anni c'è stato un netto incremento della sopravvivenza dei bambini, soprattutto i più piccoli, quelli al di sotto delle 30 settimane, quindi una mortalità molto ridotta, un maggior numero di bambini estremamente prematuri che arrivano nei nostri ambulatori. Che cosa significa aumento della sopravvivenza di bambini piccoli? Vedete, sopravvivono bambini, soprattutto quelli 23, 27 settimane, 28, 31, che hanno un'aumentata morbilità in generale e soprattutto un'aumentata vulnerabilità cerebrale, sia di lesioni che noi possiamo vedere in epoca neonatale macroscopicamente, ma anche di danni che poi si ripercuotono a distanza con lesioni non così ben evidenziabili. Che cosa succede in termini di outcome? Più comunemente diciamo, allora, è aumentata la sopravvivenza, sono aumentati gli esiti, oppure siamo diventati così bravi e gli esiti si sono ridotti. Questa è una diapositiva abbastanza indicativa, relativa, guardate sempre il target della popolazione, qui ci sono prematuri di 25 settimane sotto gli 800 grammi, quindi bambini molto molto piccoli, in cui c'è una valutazione della disabilità in età scolare, con un andamento negli anni, vedete, fine anni 80, poi anni 2000. Allora, se guardiamo la striscetta in blu, any impairment, quindi qualunque disabilità, vediamo che nel corso degli anni la prevalenza della disabilità è rimasta uguale, quindi sopravvivono di più, non sopravvivono peggio, perché siamo diventati anche più bravi noi, la prevalenza è quella. Quello che è cambiato è il tipo di outcome, il tipo di disabilità, ovvero si ha una minore incidenza di paralisi cerebrale e di cecità. Questo è un dato che per i neuropsichiatri è molto noto, ma c'è un'aumentata prevalenza di problemi uditivi e di problemi cognitivi. Un altro motivo per cui è importante organizzare un follow-up ben strutturato riguarda sempre gli outcome, e lo vediamo da questo studio di Marlow. Marlow è un neonatologo inglese che da anni si occupa da sempre di follow-up, ha fatto un grandissimo studio, l'EPQ study, sui bambini al di sotto delle 26 settimane di gestazione, quindi ancora una volta bambini molto particolari. Se voi vedete qui vengono riportati gli outcome a 30 mesi. Allora, guardiamo i bambini senza disabilità. A 30 mesi in questa popolazione circa un 50% di bambini non presentava disabilità. Poi c'è una certa quota di disabilità maggiori, questo un 23%, e di altre disabilità. Se noi seguiamo questa stessa corte di bambini a 6 anni e guardiamo la fetta di torta di non disabilità, vediamo che dal 50% passa al 20%. Che cosa significa? Che molti dei bambini che visti a 30 mesi non avevano disabilità presentano delle problematiche seguite fino a 6 anni. Ovviamente non è l'incidenza delle disabilità maggiori che aumenta, quelle vengono diagnosticate entro i primi 2 anni, ma è il problema di quelle che sono le disabilità minori, d'accordo? Che comunque hanno, come vedremo successivamente, un grossissimo impatto sulla vita quotidiana. Quindi è necessario seguire questi bambini per bene, non solo fino ai 2 anni, ma possibilmente almeno fino all'inserimento in età scolare. Da qui
arriviamo subito a quelli che sono gli obiettivi del follow-up. Per chi si occupa di follow-up, questo articolo dell'Accademia Americana di Pediatria è un po' il Vangelo del follow-up, in cui vengono date le linee guida di come organizzare un follow-up, e i due principali obiettivi del follow-up sono riconosciuti nella clinica e nella ricerca. Clinica, che cosa significa? Lo vedremo anche tra breve. Un intervento di tipo clinico assistenziale per individuare precocemente le problematiche di questi bambini, in modo da poterli inviare in maniera tempestiva nei centri di intervento, quindi invio a specialisti per la prosecuzione di quello che è il percorso diagnostico assistenziale e l'intervento riabilitativo precoce, quindi farci carico delle problematiche cliniche e intervenire precocemente. Ricerca che cosa significa? Al follow-up noi teniamo le fila di tutti quelli che sono i bambini molto piccoli. Per esempio nella nostra realtà, al Policlinico Gemelli, nell'ambulatorio di follow-up del pretermine, noi seguiamo soltanto i bambini al di sotto di un chilo e al di sotto delle 30 settimane. E di questi però cerchiamo di tenere conto di tutti quelli che sono gli outcome, di seguirli almeno fino ai 5 anni. Ricerca significa raccogliere i dati a fini epidemiologici e descrittivi, e anche programmare studi ad hoc al fine progettati per validare ipotesi eziopatogenetiche e ovviamente l'efficacia di interventi terapeutici. Conoscete tutti cosa sono i trial randomizzati controllati e quello che è il ruolo centrale del follow-up in un RCT. Se io voglio vedere se un intervento precoce mi dà un determinato effetto o no, devo seguire i bambini non solo durante la degenza, ma anche e sempre più a lungo termine. Questa è una diapositiva che in genere porto quando faccio lezione, forse per alcuni di voi è anche troppo elementare, ma mi piace ricordarla. Chi si occupa di neonatologia sa il ruolo della broncodisplasia, della ventilazione cronica, l'impatto in terapia intensiva e quanto si sia investito ai tempi sulla terapia steroidea precoce. Inizialmente, tanti anni fa, si facevano altissime dosi di corticosteroidi precoci, che poi, per fortuna, essendo stati bambini arruolati in questi interventi con steroidi precoci, arruolati in studi di follow-up, si è visto da un effetti sullo sviluppo neurologico, quindi si è associato l'utilizzo di elevate dosi di steroidi precoci con un danno cerebrale. Questo ci ha permesso di modulare la terapia steroidea in terapia intensiva, per cui adesso ci sono diversi cicli, l'inidex, comunque insomma abbiamo modulato il nostro intervento per evitare danni che altrimenti non avremmo visto. Come organizzarlo? Allora, qualche anno fa con il gruppo di studio di neurologia e follow-up e di auxologia abbiamo redatto un libretto sulle raccomandazioni del follow-up nei primi 3 anni di vita, abbastanza semplice, molto didattico, nel quale abbiamo descritto abbastanza in dettaglio come deve essere organizzato. È una macchina abbastanza complicata che deve avere dei meccanismi ben oleati di funzionamento, quindi quale deve essere il personale, il programma operativo, i rapporti con il territorio, con le famiglie. Provando in una maniera schematica, avevo immaginato questa figura in cui al centro mettiamo il servizio di follow-up che deve tenere le fila con la terapia intensiva, la patologia neonatale, il reparto dimettente, la famiglia ovviamente, il pediatra di famiglia, i servizi territoriali e gli specialisti. Questo convegno appunto è la dimostrazione della multispecializzazione. Allora, alla dimissione, sono stati fatti tanti convegni e penso che altri se ne potrebbero fare sulla dimissione. Noi siamo molto troppo frettolosi, almeno nella nostra realtà, teniamo i bambini 2-3 mesi, poi al momento della dimissione dobbiamo fare posto, mandiamo, insomma senza troppo, almeno questa è la mia sensazione, senza dare quello che serve. Allora, al momento della dimissione ci deve essere un'adeguata conoscenza della storia clinica, una conoscenza della famiglia e del pediatra che seguirà la famiglia, e ovviamente delle strutture territoriali, sia se sono bambini complessi con supporto, questo succede, sia se sono bambini non troppo complessi, d'accordo? Però sono bambini che comunque per essere stati in terapia intensiva ed essere bambini prematuri hanno un background molto particolare, quindi io dico sempre andrebbe pianificata, cioè il colloquio con i genitori andrebbe fatto almeno 3-4 giorni prima che siano presi dall'ansia di preparare la carrozzina, la camera, le cose, per spiegare bene le dinamiche. Spesso quando io li vedo in ambulatorio la prima volta e riprendiamo la lettera di dimissione, non hanno neanche mai letto la lettera di dimissione, dico allora signora, visto che cosa c'è scritto, non sanno neanche quello che c'è, e questo un pochino è colpa nostra. Intervento sulla famiglia. L'avete sentito all'inizio, è una, penso, condivisione di tutti quelli che si occupano di bambini. Noi non ci occupiamo solo dei bambini, ma ci occupiamo anche delle loro famiglie. Un bambino non può essere visto staccato dalla famiglia.
E per quelle che sono le nostre competenze, noi abbiamo un ruolo di supporto educativo sulla famiglia, spiegare che i piccolini sono difficili per quello che riguarda l'alimentazione, il sonno, le varie problematiche nelle dinamiche di qualunque tipo, quindi si ammalano più spesso, tutte cose che i genitori non sanno e che se noi spieghiamo possono anche ridurre il livello d'ansia. E anche per quello, ripeto, che sono le nostre competenze, qui ci sono psicologi molto più competenti di me, però noi siamo le prime persone che i genitori incontrano, per cui, e abbiamo tutti sviluppato delle competenze psicologiche, dobbiamo essere di supporto a questi genitori, soprattutto dare fiducia nelle loro capacità, perché sono loro che devono crescere i loro bambini. A questo proposito, leggevo recentemente, mi era capitato sotto mano questa trafiletto sull'importanza che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà alla comunicazione efficace in ambito medico, e noi la possiamo ovviamente traslare nel nostro ambito, in ambito pediatrico, per ricordarci che non dobbiamo fare, una volta un genitore disse non mi va di fare la dieta con la dottoressa perché fa tanto la maestrina e io non la sopporto, e io lì per lì non capivo. In realtà questo dice, ci spiega questo concetto, cioè noi dobbiamo imparare ad ascoltare i nostri pazienti, a fare loro le domande, a valorizzare quello che loro vedono, quello che loro dicono e quello che loro sanno fare. Già un genitore di un bambino prematuro non si sente genitore, se in più noi gli diciamo dall'alto della nostra scienza cosa fare, cosa non fare, non facciamo altro che sminuire quel suo piccolo senso di genitorialità che sta cercando di crescere. Quindi dobbiamo valorizzarli, assolutamente dare fiducia nelle loro capacità, consigliarli e poi in maniera molto umile e didattica ovviamente mostrare loro come si fa. Ricordiamo, ce lo dice anche la COGLE, ma lo sappiamo tutti benissimo, che gli interventi diretti sulla cura della relazione bambino-famiglia favoriscono un miglior outcome cognitivo in età pediatrica, quindi non è un discorso soltanto di forma, lo sviluppo neurologico di un bambino dipende da una buona relazione della famiglia, della mamma col suo bambino. Poi ovviamente c'è il rapporto con il pediatra di famiglia, anche in questo caso, come l'ho detto nella dimissione, il pediatra andrebbe contattato almeno telefonicamente prima della dimissione, a mio modo di vedere gli andrebbe mandata se non altro una copia della lettera di dimissione, gli andrebbe illustrato un programma generale del follow up e poi un programma individuale. Quando faccio il primo controllo ai bambini dimessi, io dico sempre questa frase. Allora, intanto gli chiedo il nominativo del pediatra perché noi non facciamo in tempo a saperlo prima della dimissione, spesso non ce l'hanno, ma i controlli successivi ce lo dicono, e gli dico sempre portate una copia della nostra lettera di dimissione e dei controlli giornalieri, cioè dei controlli che facciamo al pediatra, e gli spiego guardate, noi non siamo i vostri pediatri. Allora loro rimangono lì un po' così. E allora che cosa siete? Dico, i vostri pediatri sono i pediatri di famiglia. Noi siamo un centro che vi aiuta a coordinare le competenze più specialistiche, siamo il proseguimento delle cure della terapia intensiva, noi facciamo un determinato lavoro, i pediatri fanno l'altro, ma in realtà noi lavoriamo insieme. Quindi devo dire che ormai negli anni i rapporti con i pediatri sono decisamente migliorati rispetto a quando ho iniziato, si può sempre migliorare. L'importante è che ci sia la buona volontà, non mollare se è un po' più complicato qualche volta. Il tutto serve ovviamente per una gestione più consapevole e per evitare confusione, incomprensioni e ulteriori dubbi, certezze nella mente dei genitori. E poi c'è il nostro ruolo ovviamente di interfaccia con i diversi specialisti e qui ovviamente noi giochiamo un ruolo importante, gli oculisti, queste sono delle immagini di una retinopatia con il trattamento laser, questo è un bambino grandino con la retinopatia, test psicologici e neurologici, questi sono due gemelli di cui uno con un'importante broncodisplasia, vedete qui le retrazioni della gabbia toracica, per fortuna adesso queste cose si vedono meno perché interveniamo anche in maniera diversa. Ecografie, sviluppo neurologico, questo è un bambino con un amartoma cerebrale prematuro che però insomma poi è stato operato e questo è il gemellino ormai cresciuto e sta, devo dire, abbastanza bene. In realtà questa immagine che io vi ho portato all'inizio secondo me andrebbe sostituita con questa, cioè al centro c'è il bambino e la sua famiglia, noi ruotiamo intorno, poi ognuno fa il suo compito, chi coordina, chi fa una cosa, chi fa un'altra, però al centro mettiamoci la famiglia e non noi. Allora, che cosa è che facciamo al follow up? Facciamo prima una passeggiata per Roma. Allora, Piazza Navona,
Fontana dei Quattro Fiumi. Purtroppo è stata utilizzata in delle pubblicità dopo che io l'avevo creata per questa mia idea. Allora, parlando di follow-up, un po' di tempo fa mi è venuta in mente, perché poi è una piazza a cui sono molto legata effettivamente, questa fontana, che è una meravigliosa opera d'arte con i quattro fiumi, che noi, molto diversi fra loro. E se ci mettiamo nelle diverse prospettive, abbiamo un'immagine assolutamente bellissima e diversa. Allora, quello che vi voglio portare a imparare a guardare, senza giudicare, senza dire cosa è più bello e che cosa è meno bello, sono quattro punti di vista diversi. Allora, il prematuro e la sua famiglia, per me sono come questa, che noi vediamo al follow-up, per me sono come questa fontana, una meravigliosa opera d'arte, cioè ogni essere umano è una meravigliosa opera d'arte, che noi possiamo guardare da quattro prospettive diverse. Allora, la prima prospettiva qual è? È quella dei sintomi, cioè al follow-up io vi potrei fare la lista di tutte quelle che sono le cose che si devono valutare, la crescita, la nutrizione, lo sviluppo neurologico, i deficit visivi, ma non vi faccio una cosa nel dettaglio qui, assolutamente, non è questo l'obiettivo della mia relazione. Sappiamo per esempio che i prematuri hanno un'alta prevalenza di deficit di crescita, in una popolazione di bambini per esempio sotto un chilo, a 3 anni di vita circa il 25% può avere un peso ancora al di sotto del terzo percentile, d'accordo? Sotto 2 deviazioni standard. Quindi è dato che voi conoscete perfettamente il prematurino, spesso a 2 o 3 anni ha ancora un deficit di crescita. Tranquillizziamo i genitori, ci tranquillizziamo noi, ma è un dato di fatto. Valutiamo gli outcome neurocognitivi, abbiamo i neuropsichiatri che ci parleranno di questi, sappiamo che i primi anni valutiamo gli esiti maggiori, quindi la paralisi cerebrale, il ritardo cognitivo, la cecità, la sordità. Negli anni successivi, ed è per questo importante, come vi ho accennato prima, seguirli almeno fino all'età prescolare, valutiamo quelli che sono gli impairment motorio, dalla goffaggine, ai disturbi di coordinazione, ai disturbi dell'apprendimento, disturbi del linguaggio e anche disturbi comportamentali che sono molto molto importanti. Abbiamo detto, in genere noi chiamiamo molto le classificazioni, parliamo di esiti maggiori in termini di paralisi cerebrale, ritardo mentale, cecità, sordità, in realtà ci andrebbe anche l'epilessia, e disturbi minori, disturbi del linguaggio, difficoltà scolastiche, difficoltà di comportamento e difficoltà nell'eseguire dei compiti, nelle funzioni esecutive. Attenzione, è vero che dal punto di vista nosografico i primi sono esiti maggiori, i secondi sono esiti minori, però ritorno al discorso di prima, essendo gli esiti minori comunque dal punto di vista epidemiologico molto più frequenti, non dobbiamo sottovalutarli, anche perché l'impatto di questi esiti sulla qualità della vita del bambino e della sua famiglia sono incredibili. Assolutamente incredibili. Vi dico una cosa stupidissima, un bambino prematuro che seguivo, piccolissimo, con tanti problemini, che poi era andato abbastanza bene, aveva delle difficoltà a deglutire, una disfagia ma non importantissima, insomma andava all'asilo e se mangiava dei pezzettini di cornetto si strozzava e soffocava. Questo bambino non poteva andare all'asilo perché non aveva il sostegno, insomma, e non era un bambino con una paralisi cerebrale, d'accordo? Questo è uno di tanti problemi, per la mamma era diventato un problema grosso grosso e voi insomma, sicuramente ne avreste tanti di questi racconti, quindi attenzione quando parliamo di maggiori o minori, dipende dal punto di vista. Sappiamo che sono bambini con un'elevatissima morbilità respiratoria, in particolare i bambini che sono broncodisplasici, noi seguiamo molto i broncodisplasici, sapete tutti quanto si ammalino spesso, gli episodi di wheezing, di bronchite armatiforme sono incredibili e anche la loro necessità continua di trattamenti con steroidi, sono imbottiti di steroidi, sia inalatori che non, insomma, è tutta la parte di ricerca che c'è su questa branca. Attenzione perché la problematica della broncodisplasia non si esaurisce nei primi anni di vita. Se poi anche si ammalano meno questi bambini, chi come Marlow ha avuto poi la costanza di seguirli da grandi in età adolescenziale ha visto che comunque hanno una ridotta tolleranza allo sforzo durante l'attività fisica. Queste sono cose che noi dobbiamo sapere anche per avvisare i genitori in modo che eventualmente non si spaventino troppo e si possano prendere dei provvedimenti adeguati. L'altra prospettiva che vi voglio sottoporre un pochino più nuova è quella di valutare non il sintomo ma la funzione. Probabilmente chi si occupa più di problemi neurologici conosce la classificazione di Palisano, il Gross Motor Function System, che è una classificazione sulla funzione di un individuo con paralisi cerebrali.
Allora, il concetto è questo: un conto è dire a un genitore, ovviamente non si dovrebbe mai dire, che il figlio ha una paralisi cerebrale, che può essere un'emiplegia, una diplegia, una doppia emiplegia, insomma tutte queste cose che magari per noi sono anche un pochino complicate. Questo al genitore non interessa, ok? Al genitore interessa che cosa potrà fare o che cosa può fare suo figlio. Quindi non la classificazione che in realtà a noi piace sia per scrivere gli articoli, sia per catalogare, sia per i nostri trial randomizzati, tutto quello che volete. Purtroppo io sono universitaria, quindi sono nata così. Però ho capito che le cose da considerare sono tante. Quindi questi sono aspetti che in genere valutano più i riabilitatori, i terapisti. Però è un qualche cosa che invece il genitore chiede. Quindi questa è una classificazione di cui non vado nel dettaglio per valutare le abilità motorie di un individuo con una paralisi cerebrale. Ovviamente un conto è dire che cammina con un sostegno, un conto è dire che sta sulla sedia a rotelle senza possibilità di scampo. Un altro test per valutare la funzione è questo qui, il WIFIM, che è il Functional Independence Measure for Children. Proviamo a vedere insieme, è una specie di griglia nella quale si valutano diverse competenze, quello del self-care, dipendersi cura di se stessa, la mobilità e la capacità cognitiva. Allora, questa griglia di puntini, di quadratini, è quello che dovrebbero essere le competenze normali. Questa scura è quello che invece riesce a fare questo bambino con un problema di paralisi cerebrale. Ops, scusate. Come vedete ha un basso funzionamento per quello che riguarda il self-care, un discreto funzionamento nella mobilità, seppur con la sedia a rotelle, e un funzionamento non tanto buono in ambito cognitivo. Quindi questo ci dà un'immagine di qual è la funzione di questo bambino. E questo tipo di valutazioni sono molto utili anche per vedere come l'intervento riabilitativo migliora le competenze dell'individuo. Questo si fa negli adulti, ma si fa anche nei bambini. Vedete, la griglia rossa era le competenze del bambino prima dell'intervento riabilitativo, la griglia verde è dopo l'intervento riabilitativo, cioè laddove andava bene, ok, ma qui abbiamo acquisito delle competenze molto migliori. D'accordo? Il terzo aspetto è quello dell'autovalutazione. Allora, autovalutazione significa qualità della vita, e qui parliamo di qualità della vita in rapporto alla salute. Allora, che cos'è la qualità della vita? È una misura multidimensionale delle conseguenze di una malattia o di una terapia sulla percezione individuale di un soggetto del proprio stato di salute. D'accordo? La salute, come dice l'Organizzazione Mondiale di Sanità, non è soltanto uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, cioè non è soltanto assenza di malattia, scusate, ma è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. Quindi non è la negazione di una malattia, ma è la valutazione di un benessere. Ovviamente ci sono miliardi di aspetti della qualità della vita, noi ci occupiamo di qualità della vita in rapporto alla salute, è una misura assolutamente soggettiva. Dipende da chi la valuta. Non si correla la gravità della malattia. Ci sono situazioni in cui individui con lesioni più gravi hanno una percezione migliore della loro qualità della vita ed è variabile con l'età dell'individuo. Questo è un po' il problema che rende spesso criticati tutti gli studi sulla qualità della vita in età pediatrica relativa ai bambini prematuri. Che cosa succede? Allora, dagli 8 anni in poi si possono somministrare dei questionari ai bambini, agli adolescenti, che danno una loro percezione della qualità della vita. Sotto gli 8 anni i questionari sono dei parental form, cioè per valutare la qualità della vita di un bambino di 2 anni io faccio le domande ai genitori, non c'è alternativa. In realtà, con un gruppo di Pisa a cui abbiamo avuto la fortuna di partecipare, recentemente è stato pubblicato questo che è un questionario di valutazione della qualità della vita in bambini tra i 5 e i 6 anni, quindi sotto gli 8 anni, riportato dai bambini perché è fatto con delle figurine, delle immagini, per cui il bambino ha modo, senza scrivere, di esprimere la sua percezione. Comunque, in generale, negli studi della qualità della vita si sa che nei primi anni è una risposta portata dai genitori e poi si inseriscono gli individui, quindi c'è un bias comunque di interpretazione. Perché è importante parlare di qualità della vita? Allora,
giusto qualche concetto. La Saigal è una studiosa di questo argomento da sempre, mi sembra statunitense o canadese, non ricordo, tanti anni fa portò questo lavoro. Allora, fece un questionario sulla qualità della vita in età adolescenziale in bambini ex prematuri con diversi gradi di disabilità. Qui è nessuna disabilità, lieve, moderata e grave. Concentriamoci su questi con la disabilità moderata e grave. Allora, il questionario è stato fatto ai genitori dei bambini, dei ragazzi, ai ragazzi stessi e HP sono gli health providers, ai medici e ai sanitari che si prendevano cura di questi bambini. Le risposte peggiori sono state quelle dei medici, ok? A metà quelle dei genitori, con delle differenze non significative, le migliori quelle dei ragazzi. Allora, ancora una volta, non voglio sollevare il problema di cosa sia giusto o cosa non sia giusto, è un dato di fatto, cioè se noi ci spostiamo dalla nostra cattedra e andiamo a chiedere a un genitore che cosa pensa del figlio o al ragazzino che cosa pensa della sua vita, è diverso da quello che pensiamo noi, molto diverso. Mille bias, possiamo aprire mille discussioni, però è una cosa alla quale in genere noi non pensiamo. Un'altra cosa che per esempio è molto carina che noi abbiamo fatto nella nostra realtà è stata quella di fare dei questionari separati mamma e papà, perché quando sono piccoli si fanno i genitori insieme. E noi abbiamo fatto dei questionari separati alla mamma e al papà di bambini intorno all'età dei 5 anni. Per rapidità vi faccio vedere questo. Allora, in genere la qualità della vita è percepita meglio dalla mamma rispetto al papà. Ma siamo andati a cercare delle correlazioni su con che cosa si correlasse di più la qualità della vita nelle mamme e nei papà. Allora, nelle mamme la qualità della vita a 5 anni del proprio figlio prematuro, e parliamo di bambini questi a basso rischio, cioè non bambini con lesioni cerebrali, si correlava con il peso al momento della visita, cioè con lo Z-score, e con l'età gestazionale. Quindi ancora a 5 anni per la mamma il peso al momento della visita era un dato importante che influenzava la sua percezione di benessere del bambino. Mentre per il papà il dato che si correlava era quello del quoziente di sviluppo, delle performance in ambito cognitivo. Allora, voi dite, questa che cosa ci serve? A me per esempio ha cambiato, insomma, ha migliorato un pochettino l'approccio ai genitori perché io mi occupo soprattutto di problemi neurologici, ecografie cerebrali, quindi ho sempre detto, signora, ma è piccolo, non importa, purché stia bene, parla, cammina, cioè sminuendo la parte dell'accrescimento e dando importanza a quella che dal mio punto di vista è la cosa più importante. Ho capito che non era l'approccio giusto, nel senso, io devo validare quello che per la mamma è importante, se per lei a 5 anni ancora è importante il problema della crescita, io glielo devo riconoscere. Quindi il mio canale per comunicare bene con quella mamma deve essere: capisco il suo problema, capisco la sua ansia, è vero, è così, stiamo facendo tutto quello che possiamo, qualche volta recupero, qualche volta no. Teniamo comunque presente che per fortuna dal punto di vista cognitivo va meglio, ma non negare una cosa perché per me è più importante l'altra. Ok? Ognuno ha il suo punto di vista e, ripeto ancora una volta, non è una questione di giudicare giusto o sbagliato, ma semplicemente di osservare e di prendere atto. Quindi una valutazione della qualità della vita può anche aiutarci a migliorare i nostri rapporti con i pediatri. Mi piace questa immagine, è la differenza tra la percezione e la prospettiva. L'immagine è la stessa, a seconda di dove mi metto, è un quadrato, un cerchio o un triangolo, ma l'immagine è la stessa. Quello che vi dico è talmente vero, l'ho semplicemente copiato dagli articoli, che organizzazioni internazionali come l'EMA, l'Accademia Americana di Pediatria, raccomandano ormai la misurazione della qualità della vita sia per valutare la validità degli interventi medici negli studi di follow-up, sia per guidare le decisioni terapeutiche nelle popolazioni più a rischio. Chi lavora in neonatologia sa quanto si discute sulla rianimazione dei bambini più piccoli con esiti. In un discorso globale anche questo aspetto va tenuto in considerazione.